Si erano lasciati giocando insieme ad hockey, si sono rivisti dopo 25 anni per una stessa partita, che era però solo la scusa per fare una sorpresa gradita al loro vecchio, si fa per dire, professore, allenatore, amico Antonio Fusco delle scuole medie, ora attuale preside dell'Istituto d'Arte di Caserta. Hanno provato a rivivere i vecchi tempi, uomini e donne insieme, ed erano davvero in tanti con una partitella di hockey nella palestra della scuola media di Liberi, alla presenza del sindaco Diana e di numerosi parenti ed amici, con Fusco festeggiatissimo che fungeva da arbitro, ma tutti avevano già la testa alla serata di festa che si è poi tenuta di lì a poco in un noto ristorante di Liberi. Prima della partita abbiamo sentito il professor Fusco, che ha provato a ricordare così quel periodo felice di 25 anni fa. Allora, professore Fusco, dopo 20 anni, una sorpresa bellissima quella di stasera, no? Sì, sono ancora emozionato, insomma, perché ritornare dopo 20 anni, bene che sono venuto anche altre volte, però ritrovare tutti questi ragazzi meravigliosi che mi hanno dato tanto durante il mio permanenza qui a Liberi, che poi ho insegnato per oltre 15 anni, e quindi vedere adesso tutti insieme questi ragazzi è veramente un'emozione eccezionale. Ecco, diciamolo, lei era il docente di educazione fisica, giusto? Sì, io ero il docente di educazione fisica, però più che docente ero, diciamo, come se fosse un padre, un amico. Non sono mai stato un docente, perché questo è un ringraziamento a tutti i ragazzi di Liberi, perché veramente sono sempre stati, e questo si vede ancora dopo tanti anni, ragazzi straordinari, tutti ragazzi che lavorano, parecchi adesso che ho incontrato insegnano, quindi veramente sono stati ragazzi genuini, poi erano, ma non solo i ragazzi, ma tutto quelli di Liberi, io ce l'ho nel cuore, perché io poi come se fossi stato di casa, anzi addirittura mi volevo anche candidare qui solo, quindi diciamo che il mio cuore è sempre Liberi. Quando parlo di Liberi per me è una cosa straordinaria. Voi con questo gruppo di ragazzi siete riusciti a fare anche dei campionati ed arrivare anche in posizioni importanti, vero? Allora, noi iniziamo a Loghe sul Prato, perché io non sono un decubertiano, io sono non per partecipare ma per vincere, e quindi operare qui sopra con pochissimi ragazzi. Noi facevamo prima corsa campestre, c'è anche una ragazza che a livello nazionale poi è stata, che ho rincontrato qui, però nonostante tutto facevamo, ci preparavamo tantissimo, tantissimo, veramente queste ragazze davano tutto per la pallavolo, però poi ci incontravamo contro squadre molto più forti di noi, che lì poi facevano la selezione o già giocavano, insomma, eccetera, quindi rimanevamo sempre un po' amareggiati. E quindi con il preside Aurilio incominciamo questo percorso dell'hockey su Prato, insomma. Quindi mi andai a prendere il brevetto a Torre del Greco, incominciamo questo percorso e abbiamo avuto degli ottimi risultati qui sopra, anzi Libero l'abbiamo portato a livello nazionale, abbiamo partecipato al campionato di Serie B femminile, di Serie C maschile, ma non con la partecipazione dei cubertiani, l'importante è partecipare, ma l'importante era vincere. E queste ragazze erano delle ragazze straordinarie, veramente. Poi mettiamo anche insieme, dobbiamo dire con tutta onestà, non solo quelle di Libero ma anche quelle di Formicola, insomma, partecipavano a questo campionato e abbiamo avuto degli ottimi risultati, e penso che anche tutti i genitori erano soddisfatti, contenti, perché quando andavamo fuori, cioè, abbiamo viaggiato con il treno, cose che qui una volta, parlo anche di 20-25 anni fa, insomma, non era tanto conosciuto, insomma. E quindi con questo che su Prato ci ha dato l'opportunità e la possibilità di viaggiare per tutta l'Italia. Ecco, che cosa vuole dire ai ragazzi adesso stasera? I ragazzi mi hanno commosso, insomma, che vederli, ripeto, forse l'ho detto già, vederli tutti quanti insieme è stata una sorpresa, cioè, da infarto, insomma, in maniera positiva, insomma. Cioè, mi sono ricordato, però questa è una cosa eccezionale, perché nonostante i miei capelli bianchi, l'arteriosclerosi non ce l'ho ancora, perché mi sono ricordato di tutti, cioè man mano che mi sono venuti a salutare ho ricordato tutti i loro nomi, insomma. Quindi veramente è ricordare tutti i loro nomi dopo 25 anni, cioè, voglio dire che veramente ci sia stato con piacere, insomma, non solo con i ragazzi, perché io avevo instaurato anche un ottimo rapporto anche con i genitori, che ricordo tutti quanti, insomma, anche con i genitori, perché si stava benissimo qui sopra. Poi è stata la volta di una studentessa di allora, ora mamma, Maria Cristina Lombardi, che visibilmente emozionata ci ha detto: un incontro che aspettavamo da tanto tempo e abbiamo desiderato ed organizzato con molta cura,
e diciamo che siamo molto affezionati al professore, siamo cresciuti tutti con lui e ci ha fatto fare un percorso veramente veramente importante. Che ricordate ancora oggi con piacere, ovviamente. Sì. Sì, con molto piacere. Abbiamo viaggiato insieme a lui, abbiamo fatto delle esperienze, siamo cresciuti e lo sport ci ha aiutato a crescere in un certo modo. Ecco, stasera che cosa si prevede adesso? Una partitella poi? E poi niente, ci incontreremo in un locale e sicuramente insomma avremo modo di ripercorrere gli anni passati, vedremo delle foto, canteremo e saremo insieme piacevolmente. Siete in molti, no, di quel periodo? Quasi tutti? Sì, siamo quasi tutti questa sera. Fortunatamente siamo riusciti ad organizzarci nel periodo delle feste natalizie. Siamo riusciti ed è una bellissima esperienza, una bellissima cosa.